giorno Gianni Liano, gestore del Lido Acqua, vi farò vedere come ci siamo organizzati con le distanze di sicurezza. Ingresso diviso all'uscita. Una volta entrati c'è la misurazione della temperatura, registrazione già effettuata perché c'è la prenotazione, per il momento è cartaceo, poi man mano ci stiamo organizzando con una piattaforma che sarà automatico, mantenendo sempre la distanza di 1,5 metri tra il lettino di una di un ombrellone e il lettino di un altro, e questo qua, ci siamo 1,5 metri. Ho prenotato telefonicamente stamattina chiedendo l'ombrellone dei lettini, io sono una mamma con 3 bambini, non ho avuto nessuna difficoltà perché mi hanno prenotato il lettino, quindi c'è abbastanza distanziamento e insomma mi sono trovata bene. Amici di Paco Smart, oggi è il 31 maggio e dopo tanti mesi di sofferenze, di pandemia, dove siamo dovuti rimanere in lockdown, chiusi nelle nostre case, finalmente si apre uno spiraglio di vita, soprattutto sulle spiagge, dove tutte le norme che sono state integrate all'interno del GDPR che è stato varato dalla regione sono state applicate, quindi in piena sicurezza i lidi hanno aperto con tutte le direttive che sono state mandate. La gente sembra in questo momento respirare nuovamente, i bambini liberi che sono sulla spiaggia finalmente a godersi l'aria e il sole, e veramente sembra che in tempi di tanta sofferenza, di tante morti, piano piano stanno diventando del passato. Quindi il nostro augurio è che veramente sono passate, che prima o poi arriveremo a contagi zero e ci saremmo lasciati tanta sofferenza. Noi siamo qui, siamo al Lido Turistico, ci hanno misurato la temperatura all'ingresso, tutti i lettini sono distanziati, anche i tavoli da pranzo, e qui veramente sembra che l'estate finalmente è iniziata. Allora, 31 maggio, sembra che l'estate finalmente, dopo tante sofferenze, dopo tutta questa pandemia che ha coinvolto a livello mondiale, veramente sia a livello psicologico che fisico, non sia lontana, ma almeno stiamo iniziando una ripresa. Che cosa succede qui da Lido Turistico? Beh, siamo ripartiti bene, con un po' di restrizioni, con un po' di distanze, e che ci fa anche piacere, tra l'altro sembra che si lavori meglio e la gente è più contenta, anzi pure un po' esige, il pubblico è molto esigente sulle distanze, sui dispositivi, su tutte le normative da applicare. Ah, tra l'altro c'è questa novità che per venire qui al mare ci si deve prenotare entro il giorno prima su questa piattaforma. Io l'ho fatto e devo dire che l'ho trovata anche molto pratica. Come si sono trovati gli altri clienti? Sì, bene, molto utile. È bella, smart, veloce, prima con le prenotazioni, prima fila, seconda fila, oggi il pubblico sceglie loro il posto, sceglie il giorno, la zona, in realtà ci troviamo bene e ci facilita il lavoro e il pubblico è contento, come è stato tutto bene. Quindi viva i nuovi strumenti digitali, che forse sono una novità che ci può andare anche bene. Sì, sì. Sappiamo che abbiamo creato insieme a tutti gli altri lidi della zona Flegrea una bellissima associazione che si chiama Alba Flegrea. Che cosa sta facendo Alba Flegrea? Sì, abbiamo avuto questa iniziativa di regalare, ogni lido regala un ombrellone e 2 lettini tutti i giorni agli dottori e agli infermieri che hanno sostenuto il Covid. Tramite le strutture ospedaliere potranno ricevere dei voucher da applicare alla prenotazione per quanto riguarda lo stabilimento balneare. Una bella iniziativa, facciamo un regalo anche a loro che hanno rischiato la vita. E per i residenti? Per i residenti stiamo studiando una formula per una scontistica per quanto riguarda i residenti, quindi qualche altro giorno e saremo pronti anche per questo. Dammi un'opportunità.